Carissimi, benvenuti o bentornati sul mio canale e ben ritornati anche ad uno spacchettiamo insieme. Allora, se mi avete seguito fino qua, sapete che io devo ancora finire degli album vecchi. In questo caso devo ancora finire Euro 2020. Avrete visto, e se non l'avete visto, andate a vedervi il video relativo che ho preso l'album, quello dei Cacciatori Nuovo 2021-2022, e devo prendere le figurine, cioè mi devono arrivare le figurine. Quindi, in attesa di spacchettare il nuovo album 2021-2022 del campionato italiano, vado avanti a spacchettare, quindi a finire le figurine che ho ancora sia di Euro 2020 che del campionato scorso. Allora, e nel frattempo facciamo anche quello della Champions League. Benissimo, allora, torniamo a noi. Io qua ho 15 pacchetti, vedete? Ho 15 pacchetti da spacchettare insieme a voi. Quindi andiamo avanti con la Champions. Andiamo avanti con Euro 2020. Allora, mettiamo qua i pacchetti e cominciamo dal primo pacchetto. Vediamo un po'. Ecco qua le nostre figurine. Allora, sono la 78, la 92, la 280, 353, 437. Quasi quasi ne spacchetto un altro, facciamo così. Ne facciamo un paio alla volta. Ecco qua. Allora, ci mettiamo anche queste. Vediamo un po'. Allora, bene, rimettiamo queste qui. Allora, la 78 credo che sia sempre la più piccola, sì, poi vediamo se c'è qualcuna che ha 100, sì, la 109, la 92, la 191, poi la, andiamo sulle 200, c'è cioè la 280, poi 300, 330, 353, 400, abbiamo 437, 82 e 95 e infine la 659. Bene, così andiamo a crescere, poi torneremo indietro come al mio solito naturalmente. Allora, cominciamo con la numero 78. Allora, ecco qua, vediamo in che squadra siamo. Siamo nella Turchia e lui è Tufan, quindi Ozan Tufan. Bene, peccato che sia avaro, come dico sempre, questo quest'album di informazioni sui giocatori, e quindi praticamente, insomma, ho deciso di attaccarle senza praticamente dire niente sui giocatori, perché non c'è un granché, insomma, che si possa dire. Poi, allora, 92 A e B, siamo nel Galles, Wayne Hennessy e Ben Davis. Allora, Wayne Hennessy, ecco qua, che suppongo essere portiere, e Ben Davis. Vediamo oggi anche quante doppie riesco a collezionare. Allora, anche perché finite questa box che ho di Euro 2020, chiudo lì e mi dedico ovviamente ad altri album, altrimenti non finisco più. Quindi se mi mancano ancora delle figurine, magari se è possibile le vado ancora ad ordinare, ovviamente, quelle che mi mancano. Allora, andiamo alla 191. 191, ecco qua, abbiamo Rasmus Schüller della Finlandia. Questo nome finlandese e questo cognome un po' tedesco, Schüller. Ecco qua. Voilà. E poi alla 280.
280 De Jong dell'Olanda. Ok, mi mancava Frankie De Jong. Andiamo alla 330 e siamo in Ucraina con Ilya Zavarny. Allora, abbiamo detto che è la 330. Eccolo qua, Zavarny. Ok. Voilà. La 353 Croazia ed è Dario Meljak. Ecco qui, e attacchiamo anche Meljak. Voilà. Si stanno riempiendo, piano piano, dà anche un po' di soddisfazione. 437, Scozia, ed è, allora ce l'abbiamo già, che è Liam Cooper. Poi 482, A e B, quindi siamo qua, Polonia. Eccoci. 482 A è Grosicki. Voilà. E Joswiak. No, Joswiak. Non ce la faccio. Io con i giocatori polacchi è più forte di me e non riesco a pronunciarli. Quindi sarà Joswiak, suppongo. Però, ripeto, non ce la faccio, mi si imbrogliano proprio consonanti vocali. È un mio limite. 495 Anko della Slovacchia, David Anko. E niente, con i giocatori polacchi proprio ho un conto aperto. Analizzando di qualche mondiale, mi sono ricordata adesso che mi sono addirittura rifiutata di pronunciare i nomi dei giocatori della squadra della nazionale. Ho detto no, non ce la posso fare, i giocatori sono questi. Allora, 659. Patrizio. Bene. Ok, beh, farne due per volta, oltretutto sono dispari, quindi adesso ne farò tre, giusto per, ne faccio tre, così almeno vado, a meno che all'ultimo poi faccio tre pacchetti, facciamo così. Io disfo, dico ne faccio due per volta, ma sono dispari, e quindi all'ultimo dovrò sicuramente farne tre insieme. Ma intanto andiamo con gli altri due pacchetti. Ecco qua. Allora, tanto qua vedo un bel 27 che è proprio all'inizio. Allora, intanto andiamo a scendere, abbiamo detto. Quindi, 600, 638. 621, poi 500 ce ne sono, sì, c'è la 543, poi 400, 443, 412, 301, 188, 152, 88 e 27. Ok, allora iniziamo dalla 638, quindi andiamo un pochino indietro.
ruina intera. Infatti siamo nell'Ungheria Loiknego. Ok, andiamo con lui. Loiknego. Bene, poi andiamo alla 621. Siamo poco lontani, 621, Serge Gnabry, e siamo nella Germania. Quindi, ok, attacchiamo anche Gnabry. Bene, poi andiamo alla 543 A e B. Quindi, vediamo, siamo qua dietro. Ce l'ho già, sì, eccoci qua, e sono loro due, molto bene, Larsson e Forsberg della Svezia. Poi 443, siamo nella Scozia e non ce l'ho Tierney, ok, mi manca, quindi Kieran Tierney. Voilà, poi andiamo alla 412, che è Foden, e quindi l'abbiamo, Phil Foden dell'Inghilterra. La 301, ce l'abbiamo, che è Elmas della Macedonia, esatto. Poi 188, ai, qua le doppie si stanno moltiplicando. 188, speriamo bene. Ah, ce l'ho, Kauko della Finlandia. Sto giro non è che sia andato tanto bene, 152 A e B, quindi andiamo qua, 152 A e B, ce l'ho anche loro. Poi 88, non è più attaccata una, la 88, andiamo a vedere, 88 A e B non ce l'ho, ah vabbè, bene, Merash e Soyuncu della Turchia. E beh, è andata bene, va, che almeno loro sono riuscita ad attaccarle. Sto mettendo tutte le cartine per terra, quindi quando mi alzo poi devo stare attenta, altrimenti faccio come nei cartoni animati, faccio uno scivolone. Allora, 27 Bernardeschi, ok, bravo Bernardeschi, che non ti avevo ancora. Inutile dire che ovviamente siamo nella nazionale italiana. Allora, bene, poi prendiamo altri due pacchetti. Ricominciamo dal basso. Allora, Questa la mettiamo ancora dopo, ok,
chissà perché ho letto 59 invece di 598. Allora, vabbè, non facciamoci tante domande. Tra questa e non saper leggere i nomi della nazionale polacca, direi che faccio bingo. Allora, Danny Ward del Galles. Poi andiamo alla 324, quindi siamo parecchio avanti. 324. Quindi Ucraina, ce l'ho? No, bene, Bushchan, no? Georgi Bushchan. Eccolo qua. Eccolo qua. A meno che non abbia qualche altra pronuncia. Io lo dico così. Poi 360. Eccoci qua. Luka Modric della Croazia. Voilà. Dai che ci rifacciamo un po' con questi due pacchetti e quelli che non ho attaccato prima. Olè. Poi andiamo a 381, attenzione perché io sono sempre quella delle ultime parole famose. Quindi... Ah. Vaklik, meno male, dalla Repubblica Ceca. Quindi Tomáš Vaklik. Andiamo alla 385, quindi siamo subito qua. Bene, c'è Lustica. Attacchiamo anche lui. Ecco qua. Ecco. E poi andiamo alla 401. Il logo dell'Inghilterra, molto 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 bene. Ma lo sapevate che la croce rossa dell'Inghilterra non è originale inglese, ma era diciamo un disegno, un logo che era stato preso dalla Repubblica di Genova. Ve ne dico una. È così, la croce rossa in campo bianco era stata presa dagli inglesi da Genova, quando Genova era ancora Repubblica, penso Marinara, o se non prima, ora non mi ricordo, periodo storico preciso, ma so che era stato praticamente affittato questo logo dalla città di Genova. Va bene, detto questo, a 420. Siamo sempre qua, che è già Don Sancho, si vede sempre in Inghilterra, no, giusto così per dire. Allora, poi vabbè, caliamo un velo pietoso sul fatto che ieri il Genoa ha perso dallo Spezia e quindi quest'anno la vedo veramente pesante. Mi sa che ce ne andremo in Serie B, ora non è che voglio fare l'uccellaccio del malaugurio, ma se continuiamo così... Però magari un po' di B ci fa anche bene, su 432, anche perché insomma per come stiamo giocando, effettivamente, per come stanno giocando, perché io in campo non ci sono, bah. Allora, 432 a Callum McGregor. Eccoli, e Scott McTominay. Andiamo alla 500 bella secca. La 500 appartiene a Martin Valiant della Slovacchia.
forse ce la facciamo. Eccoci qua. Allora. Andiamo alla 598 AV, che era quella che avevo preso per la 59. Allora, visto che sarà da ste parti, eccole qua. Quindi alla Germania, Neuer e Ginter o Ginter. Non lo so sinceramente se è Ginter o Ginter. La lascio in sospeso perché non lo so. Ok. E andiamo ad aprire altri due pacchetti. Eccoci qua. Quella 608, no, c'è anche la 639. Avevo già sbirciato una 608. Allora, 639, poi avevo sbirciato una 608. Ecco qua. 500 ne abbiamo, no. Andiamo alle 499, 428, sì. 300 non ce ne sono, ne andiamo alle 298. 249, 226, 208 e 204 e poi la 139. Ok, andiamo alle 639, che è Siger, David Siger dell'Ungheria. Siger o Siger, non lo so, per me qualsiasi pronuncia come la figurina di prima, potrebbe essere sia una che l'altra. Ok, poi scendiamo alla 608 che abbiamo già, che è Kerer della Germania, e la 499, quindi andiamo nettamente indietro. 499 che è Skriniar. Ok, Milan Skriniar della Slovacchia. Bene, oltretutto tanti giocatori mi si ripropongono in Champions League, quindi li trovo un po' di qua e un po' di là. Allora, e alcuni naturalmente si ripropongono nel campionato di Serie A, quindi insomma è facile trovarli, e alcuni anche in Serie B, non si sa mai, perché poi quelli che sono nelle nazionali potrebbero, chissà, essere anche, giocherà anche in Serie B da noi, la vedo difficile, ma va bene. 428. Allora, 428 A e B. Oh, che bello! David Marshall e Declan Gallagher della Scozia. Bene, stiamo quasi per finire questo bel filotto di figurine. Quindi Marshall e Gallagher. E scendiamo alla 298, quindi andiamo ben ben indietro. 298, e allora l'abbiamo già, che è Ademi della Nord Macedonia. Ok, poi 249, 48-49, quindi siamo in Austria ed è Ranft, esatto. 226, siamo poco qui dietro. 226, io queste ce l'ho tutte, quindi, ah no, ancora indietro, pensavo fosse 226, no, Mostovoi, Andrei Mostovoi della Russia. Allora, vediamo se si apre di qua, se lo cambio lato. No, non si vuole aprire. Allora cambiamo lato, proviamo di qui. Sì, di qui ha ceduto più facilmente. Ecco qui. E attacchiamo.
chiamo anche Andrei Mosdovoi. Olle. Poi 208, quindi siamo qui dietro. Oh, che bello che non li abbiamo ancora. E sono Ozoev e Zirkov della Russia. Allora, Ozoev e Yuri Zirkov. Ok, poi la 204 A e B l'abbiamo, ok, che erano Shunin e l'altro, esatto, e Zichilia, penso che si chiami, sì, Zichilia. E 139 Doku, Jeremy Doku del Belgio. Eccola. Allora, Jeremy Doku. Poi. Andiamo con altri due pacchetti. Sparpagliamo naturalmente e che andiamo ad aprire. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Ora si sale, oggi mi c'ho il prurito alla mano oggi. Allora, si sale e partiamo dalla... sotto il 100 non c'è niente, no? Quindi 150, 191, 200 c'è qualcosa, no? 300, nemmeno, sì, 320. Poi 472, sì, 496, poi 500, 508. 525, 530, 564 e 627. Bene, allora andiamo alla 150 A e B, vediamo se l'abbiamo. No, molto bene, è la Danimarca con Schmeichel e Christensen, quindi Gasperino Schmeichel chiamato da me affettuosamente Gasperino e Andreas Christensen. Andiamo alla 191. Finlandia, dimmi che siamo fortunati. Oh no, perché è Schiller. Ah no, l'abbiamo appena trovato. Così non va bene. Allora, 320. Così non va bene. 320. Erano EAP, quindi siamo qui, ma sì, siamo nell'Ucraina, 320A, Zigankov, voilà, e Zichenko, Oleksandr Zichenko, olè, voilà. Poi 472, quindi andiamo ben bene avanti. E siamo nella Polonia. Klitsch. Ce l'ho già. E allora facciamo 496. Ma quanto siamo fortunatelli. Slovacchia, sì. Ma Zanna, ce l'abbiamo da attaccare. Stavo dicendo, non ce l'abbiamo già. No, non ce l'abbiamo già, ma lo dobbiamo attaccare, quindi attacchiamo Robert Mazan. Poi saliamo alla 508, che l'abbiamo invece, Lobotka, eccolo qua, e 525 abbiamo
Madrid, la Spagna, e vai. 525, sì. Così l'attacchiamo. Ecco. Bravo, Rodri. Olè. E la 530 anche. Quindi abbiamo anche Morata. Alvaro Morata. E vai con la 530 anche. Ecco qua. Poi 564. Sì. Isaac della Svezia. Eccoti qua. E 627. Però Dibus non l'abbiamo ancora dell'Ungheria. Molto bene. Molto molto bene. Oh, ci rimangono da quello che vedo là 5 pacchetti, il che significa che sono 2 a tornare indietro e 3 ad andare avanti. Tanto attacchiamo Dibus. Eccolo qua. Allora, 1 e 2 e i prossimi saranno 3, come avevo già detto prima. Allora, tanto apriamo questi. Non le voglio rompere perché rischio poi di spaccare anche le figurine se rompo male il pacchetto. Ok, allora andiamo a scendere, quindi vediamo se ci sono delle 600. Tu cosa sei? Non sei una 600. Allora 500, 567, sì, poi 525, 523, 515, 486, 411, 358, 341, 246 e 241. Bene, allora 567. Che stiamo andando troppo indietro. 560. Dai, qui dietro. E sì, è la squadra della Francia. Bene. Ho detto, vuoi vedere che è Quaison? Invece no. Invece no. Invece no. Era la squadra della Francia. E mi pare cosa buona e giusta. Mi pare che cosa buona e giusta, anche se si aprisse la figurina. Eccoli. Ok. Attacchiamo l'equipe francese e andiamo alla 525. Chi è? Rodri, l'abbiamo appena attaccato, quindi tanto contenta di averlo attaccato prima, ma adesso doppio non mi serve a niente. 523, Dani Olmo, anche lui l'abbiamo già. E 515, ma De Gea non l'abbiamo. David De Gea invece non l'avevamo. Pensava di fregarmi la Spagna. E invece non mi ha fregata, perché De Gea te l'attacco. Allora, quindi oggi che abbiamo attaccato della Spagna? Rodri? De Gea? Chi era l'altro che avevamo attaccato? Mi sembra di averne attaccato un altro oggi. Vabbè. E non mi ricordo da una volta all'altra. Allora, poi c'è il 486. A e B significa che siamo qua. Olè, ci manca Slovacchia, Rodak e Pekarik. Allora, attacchiamo Marek qui. Lo attacchiamo qua a fianco e voilà. Poi scendiamo alla 411
Inghilterra, dear. Così dovrebbe esserci, non essendoci una Y, suppongo che sia dear e non dire. Comunque, noi lo attacchiamo lo stesso, che sia uno o l'altro, ma distinto mi viene da dire dear. Poi, allora, eccoci qua, vicino a Foden e a Walker. Poi, 358, 358 Croazia. Brozovic, bene, molto bene. Anche Marcelo lo attacchiamo. Bravo Brozovic, però non farti trovare doppio nei prossimi pacchetti, come mi è successo prima. Allora, e Marcelo va al suo posto, bene. E la 341, chi è qui dietro? È intera, yes. Ah, Yaremchuk l'abbiamo già. E vabbè, pazienza. 246, quindi andiamo a vedere qui dietro. Girata. È intera, quindi 246. Sì. Austria. Baumgartner. Al suo posto, se si degna di aprirsi la figurina, vediamo. Eccola qua, ecco qui. E poi 241, quindi siamo sempre qua. Yes, Liner, Stefan Liner. E ecco qua pure lui. Benissimo. Allora, a questo punto, tre pacchetti sono rimasti. Tre pacchetti apriremo, no? Ve l'avevo detto. E questo faccio. Allora, andiamo a tirare fuori queste ultime 15 figurine che attaccheremo in ordine ascendente. Quindi dalla più piccola, dalla più piccola alla più grande. Allora, delicatezza. Allora, mettiamo questo qua. Ora voglio ridere a metterlo in ordine ascendente con una certa velocità. Fin qua, diciamo che la mia scatola cranica regge, quindi... Se non me li nascondo, partiamo dal più basso. Io qua ho un 79, vediamo chi offre di meno. Allora, meno del 79 non ha offerto nessuno, quindi saliamo e neanche, diciamo, entro i 100. Poi 100, vedo un 148 laggiù che potrebbe essere una buona offerta. Allora 148, poi 173, sì. No, 166 e 173, 193, poi andiamo ai 200, ah no, ai 199, anche 193 e 199, bene, passiamo ai 200, 287, l'unica che c'è, ok, 352, vedo, poi 372, 392, 418, eccola qua, si stava nascondendo, 442, 492, 591 e 603. Bene, vediamo con quest'ultimo giro di figurine quanto siamo fortunati. Ok, allora 79, quindi scendiamo un pochino. 79, siamo scesi anche un po' troppo. Eccoci qua, Under della
molto felice di averlo trovato ad attaccare. Bene, devo fare anche il conto dei pacchetti che mi sono rimasti. Non lo so, quasi l'idea che me ne siano rimasti una cinquantina scarsa di pacchetti più o meno. 148 AMB, allora ce l'ho, ok, eravamo nel Belgio con Hazard, i due fratelli, con i due Eden e Torgan Hazard, bene. Poi 166, è di Laney della Danimarca. Avevo avuto un blocco un attimo, mi si era bloccata la favella perché stavo cercando la 166 e quindi ecco qua, Thomas Delaney della Danimarca. Poi 173, anche abbiamo Poulsen. Oh, molto bene, questa cosa mi piace, ma tanto, ok. Quindi Yusuf Poulsen, anche lui è sistemato nel suo angolino. E poi passiamo alla 193, che è qua, e l'abbiamo già, Kasparov della Finlandia. Allora 199 AEP, ah, che non l'abbiamo, molto bene. Finlandia, Arajuri e O'Shaughnessy. Allora, Arajuri e Daniel O'Shaughnessy. Eccoli, poi andiamo alla 287. 187 che ce l'ho, che è De Jong. Un'altra volta, o non lo trovo, o lo trovo troppe volte, ok? Poi 352, Croazia, ah, Lovren, oh, molto bene, Dejan non l'avevamo ancora e quindi se lo attacchiamo. Ti stai aprendo, su, non essere timida, eccola qua, lei ha l'ovre, ok. Poi 372, è poco lontano, A e B, Vlasic e Brekalo della Croazia. Brekalo o Brekalo? Oh, non so, sinceramente non lo so, come vi dico a volte me le perdo le pronuncia, comunque avete capito che è lui. Allora, poi 392, in mezzo a tutto sto marasma ci manca Jankto della Repubblica Ceca, Jakub Jankto. Allora, su, proviamo da questa parte, sì, da questa parte ce la facciamo, che non ho le unghie da qui, ho dovuto tagliarle, che purtroppo da tutte e due le parti ho dovuto per forza tagliarle perché si erano scheggiate e quindi non sono molto carine, però va bene, ho lasciato le altre come erano, gli ha sacrificato queste due, va bene. 418, olè, Harry Kane dell'Inghilterra. Quindi andiamo ad aprire anche la sua figurina, ecco qua. Bene, poi
422, quindi siamo qua a EBU, che fortunella, da non crederci, Pickford e Trent Alexander-Arnold. Quindi mettiamo Pickford qui, ok, e Alexander Trent, chiamiamolo amichevolmente Trent, lo mettiamo qua. Saliamo alla 492. Ce l'ho già. E lo immaginavo perché avevo visto questo e quindi sicuramente era un logo, quindi il logo della Slovacchia. 591. Oh, vabbè. Della Francia. Francia non è che li ho trovati tanti. Come vedete è abbastanza vuoto. Ma vabbè, magari ci rifacciamo con i prossimi pacchetti, vediamo. Ma intanto attacchiamo un Mbappé. E all'ultima, la 603 APP. Oh, e chiudiamo in bellezza, dai. Con la Germania, con Gnabry e Timo Werner. Oh, che bello, come sono soddisfatta. Beh, abbiamo trovato anche un bel po' di doppie. Però, beh, ho spacchettato, quindi 15 pacchetti, 5x5, 25, 75 figurine, sì, su 75 figurine, vediamo quante doppie abbiamo trovato. Allora, tanto facciamo così, andiamo a raccontarmi un po' le doppie che ho trovato oggi. Sono 1, 2, di cui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Quindi 21 su 75 erano doppie, ma vabbè, va bene lo stesso. Ovviamente più avanti si va e più doppie troverò, su questo sono assolutamente rassegnata, questo lo so, ma questo significa anche che il mio album si sta completando, quindi insomma piano piano si arriva a vedere la luce in fondo al tunnel. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con me, spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto, vi abbia rilassati, a me tantissimo perché mi piace tantissimo spacchettare, lo vedete perché ne faccio di video su spacchettamenti, proprio perché mi piace trafficare con le figurine e con gli album, è una cosa che mi piace tantissimo. Spero che piaccia altrettanto anche a voi, ma mi pare di sì perché il mio non è un grandissimo canale al momento, ma i video degli spacchettamenti sono ben accolti e ben graditi, sono quelli diciamo che hanno più visualizzazioni di tutti fra un po', se non ci sono anche quelli degli analizzando eccetera. Comunque, detto questo, se vi è piaciuto il video, come direbbe un grande youtuber, iscrivetevi al canale. No, lo dicono non solo, lo diciamo anche noi piccolini. Comunque, vi ringrazio di essere stati con me davvero di cuore e ci vediamo per il prossimo video. Ciao a tutti!